La Scafatese si aggiudica il match clou della quarta giornata del girone C del campionato di eccellenza. Contro l'Agropoli, i gialloblu sono a punteggio pieno in vetta alla classifica, mentre l'US Agropoli a 7 punti rimane a centro classifica. Il match vede i padroni di casa subito pericolosi con una conclusione dalla distanza di Giacinti e poi di Iannini. L'Agropoli reagisce all'undicesimo con il tiro dell'ex Roghi che termina alto, ancora ospiti pericolosi al 23esimo con un cross che si trasforma in tiro e che beffardamente stava battendo cappuccio. Al 34esimo l'Agropoli è vicino al vantaggio con colpo di testa di Margiotta. La Scafatese si rivede in attacco con la più ghiotta occasione di Malafronte che in sforbiciata su cross di Gambardella per poco non supera Praiola. Nella ripresa, sul primo vero tentativo, i locali passano con il subentrato Lopetrone che è bravo a coordinarsi sulla sponda aerea di Manzi. L'Agropoli prova a rimettere in piedi il match, ma l'unica vera occasione gli capita in pieno recupero. Punizione del subentrato Natiello ben respinta da Cappuccio che si difende in tuffo. Al triplice fischio esultanza per la Scafatese che conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato, frena invece l'Agropoli che ora si ritrova settimo in classifica. Abbiamo fatto un primo tempo come avevamo preparato in settimana, senza paura di venire a prendere alti la squadra favorita del girone. Io ho visto una grande squadra, la Scafatese, ma ho visto onestamente una grandissima squadra, l'US Agropoli, che ha avuto l'inerzia della partita per tutti i 90 minuti. Sicuramente il primo tempo è stato un primo tempo giocato da noi in maniera fantastica, ma anche il secondo tempo, sì, i ritmi sono un po' calati, però il gioco l'abbiamo sempre comandato noi. Purtroppo un piccolo infortunio, il calcio è anche questo, stanno gli episodi che hanno girato a favore loro. Purtroppo ci lecchiamo le ferite e ci prepariamo per la prossima partita. Non è una finale. È sicuramente la partita che ci deve dare la misura di quello che potremmo essere per il proseguo del campionato. Ai ragazzi ho detto dobbiamo andare là senza speculare, con coraggio, andare a fare la nostra partita. E i ragazzi l'hanno fatto alla grande. C'è il rammarico perché dicevo nello spogliatoio c'è il rammarico perché queste partite ti devono andare male per finire 0-0. Noi l'abbiamo addirittura persa. Il calcio è anche questo. Prepari al meglio le partite, poi purtroppo ci sono delle variabili che non si possono controllare. E capita, il portiere loro è stato protagonista in più occasioni, senza nulla togliere a Joseph che comunque ci ha dato una grande mano. È un piccolo episodio negativo che cancelliamo e guardiamo avanti.